Allora, siamo qui a pranzo alla REMS di Caltagirone. È venuto a trovarci l'amico dottore Cardamone Giuseppe, e volevo un po' chiedere la sua impressione, la sua opinione rispetto alla visita che ha fatto Io vengo dalla Toscana e devo dire che apprezzo moltissimo il lavoro fatto da Salvatore. Io Salvatore l'ho conosciuto dai racconti del dottor Barone, devo dire che il clima e l'atmosfera che ho trovato qui dentro è straordinaria, credo che sia merito degli operatori ma anche dell'interazione tra operatori e ospiti. Ho trovato un clima da comunità terapeutica che mi sorprende e mi incoraggia perché credo che siete un esempio che dovrebbe essere conosciuto, apprezzato e più possibile, ho detto a Salvatore, salvaguardato, perché è un piccolo patrimonio di esperienza e di saper fare che va difeso. Quindi buon lavoro, sono molto contento di essere venuto a mangiare il cibo che avete preparato e soprattutto sono contento di avervi conosciuto. Grazie. La cosa che più ti ha che ti porti qual è? Due cose mi porto un'atmosfera di un posto dove le persone possono stare bene anche se sono ristrette. Siamo stati una volta. Però fammi finire, poi me lo dici, ma mi devi far finire. La seconda cosa che volevo dire, che è altrettanto importante, Importante invece è un museo, non è se possibile. la seconda La seconda cosa che volevo dire, che mi sembra altrettanto importante, è che Salvatore mi ha fatto vedere le foto di quando voi siete andati a Caltagirone e che mi colpisce questa apertura verso l'esterno perché è uno dei principali, diciamo, avanzamenti legislativi che sono contenuti nella legge 81, cioè l'idea che la REMS sia un passaggio, sia un attraversamento per tornare a stare nelle proprie case o nei propri territori. Quindi l'augurio mio è che questa cosa riusciate a mantenerla e a mantenerla veramente perché al di là delle cose che adesso dirà, come ti chiami te? Calogio. Calogio, adesso ti cedo la parola, di cosa vuoi dire? Cosa volevi dire prima? Di Grosseto. Grosseto, dove c'è il collegio di Pierino. Collegio di Pierino mi pare che non c'è Grosseto, ti stai sbagliando o mi stai prendendo in giro? Allora cosa fate da qui? Faccio lo psichiatra. Come dottora Brida? Io faccio queste cose. Eh beh, ci confrontiamo. Un abbraccio. Dici io con le queste cose. Giuolo, qua c'è, giuolo, qua c'è. Vai, bravo. Bravo. Salvatore, la tua impressione rispetto a questa giornata e anche a questo momento che stiamo vivendo, questa fase? Non era sicuramente programmata. Sapevamo che arrivava una persona a vedere la struttura. Non era programmata la visita della collega, del dottore Pighera. Diciamo che quasi tutti i giorni quello che si svolge qua, magari non con un pranzo così per gli ospiti, così come avviene, però l'atmosfera che cerchiamo di avere qua è l'atmosfera che si può avere in una famiglia allargata, rispettandoci reciprocamente nei ruoli, rispettandoci anche in qualunque momento della giornata, sia con gli utenti, sia tra di noi operatori, anche nei momenti di conflitto che ci possono essere. Il momento più importante penso che sia la riunione che facciamo tutti i giorni alle 10, sia con la presenza del medico, sia senza la presenza del medico, tutti i giorni alle 10 ci riuniamo qua in gruppo e in gruppo si decide l'avvenimento del giorno
si discute quello che è successo il giorno prima, ma si programma anche quello che si c'è da fare tutti assieme. Tutti assieme si programma quando si deve uscire fuori, come bisogna comportarsi, dove, qual è l'obiettivo, e assieme si decidono anche dei momenti più importanti, quali possono essere quelli di programmare la loro visita a caso in altri posti. Maria, grazie. La tua impressione questa giornata qui? In che senso è la mia impressione? In questo momento, come lo stai vivendo? Ma noi, bene o male, ne viviamo tanti momenti comuni, quindi non è una giornata extra, anche se era una giornata imprevista per gli ospiti, perché io sapevo che c'era una persona che veniva a trovare la comunità, però non avevo idea di tutto il resto. E il nostro clima, il clima che si respira sempre, di solidarietà, di sostegno, di reciproco rispetto e anche la possibilità di sentirsi un po' a casa, che è la cosa più importante, cioè il poter avere ancora l'impressione di essere insieme, di stare uniti, mantenendo la propria individualità, i propri progetti, e sentirsi sostenuti e accettati. Dottore Figuera, il nostro direttore del dipartimento. Allora, è presente il nostro direttore, il dottore Figuera, che è qui presente con noi sin dalla progettazione, dell'ideazione di questa costruzione che è stata prima nella nostra mente e poi è diventata una realtà. Parere a Pippo, come sta vivendo questo momento? Ma 41 anni fa, quando la mia Weltanschauung, la visione del mondo in ambito psichiatrico si apriva ad orizzonti nuovi, mi trovai di fronte a questa innovazione. Dopo 41 anni ho fatto tante innovazioni, l'ultima innovazione per l'uomo sofferente nella psiche è questa. Ma non pensavo di riuscire insieme agli amici così bene. E in effetti chiudere un percorso, una carriera abbastanza lunga, però poter portare con sé in questo zaino di esperienze e momenti come questo ti fa dire anche un istante passato oggi, 30 giugno, in questo di Santo Pietro, dà senso a tutta la mia vita professionale. Io il primo giorno che sono entrato in questo posto abbiamo fatto una riunione e dicevo questo, che il mio desiderio era contribuire a costruire una comunità democratica e terapeutica, e penso che stiamo dentro questa strada, una comunità di intenti, una comunità di valori, di condivisione, anche di sofferenze, terapeutica, perché da qui questa comunità ha già 14 su 20 utenti sono stati dimessi, alcuni sono tornati a casa, alcuni sono andati in comunità, quindi l'obiettivo nostro è appunto che deve essere una comunità terapeutica e democratica, perché qui tutti possiamo dire la nostra, si decide insieme, naturalmente ci sono le regole, c'è una istituzione democratica che è garanzia della sicurezza di tutti, però ognuno può dire la sua, e mi piacerebbe adesso se qualcun altro, chiunque, vuole dire la sua in questo momento, di come ci sentiamo in questo momento, qui, ora. Qualcuno vuole dire qualcosa? Io mi sento emozionato, tranquillo, sereno, soprattutto che ci siete voi. Voglio fare il migliore auguro. Complimenti. Finire a chi è iniziato. Grazie.
oltre a un suono anche una parola. Uno più parole. Una parola. Una parola è difficile. No, una frase, un pensiero. Dell'esperienza qui. Io, gli anni del dottor Fichiera sono 41. I miei anni in contatto con la psichiatria sono 22. E dopo 22 anni ne ho viste di cotte e di crude, da utente, anche da quasi operatore, in tutte le salse, ricoveri, TSO, di tutto. E questi 22 anni ho capito veramente che la malattia mentale non esiste, che la vera malattia mentale è pensare che esista la malattia mentale. Cioè, credo che sia questo, fondamentalmente. Poi ne possiamo parlare anche per ore, per approfondirlo, perché credo che sia molto... Però fondamentalmente non credo che la malattia mentale esista filosoficamente, nell'aspetto proprio, diciamo... Poi ovvio, dal punto di vista medico si può parlare dei sintomi, si può parlare di un malessere su cui si può agire cercando di portare un miglioramento della situazione psicopatologica, però questo non significa che una persona ha una malattia mentale. Io non credo nella malattia mentale, è uno stigma che ha a che fare con il secolo scorso. Siamo già in... Ma io voglio riprendere questo concetto, perché noi facciamo tanta formazione, riflessione, a Caltagirone stiamo invitando alcune fra le persone che invece studiosi che vengono da tutto il mondo. Le scorse settimane è venuta Eva Pagliero dall'Uruguay, ha introdotto un concetto molto interessante. Lei diceva: siamo passati dall'indemoniato del secolo precedente, all'inizio, e prima del secolo precedente, alla malattia mentale, al malato mentale. E lei sosteneva questo, e io mi convince un po': siamo nella fase concettuale della sofferenza. Certo. Sofferenza mentale come tutte le sofferenze. Ognuno di noi vive delle sofferenze più o meno forti. La sofferenza mentale è grave quando noi siamo abitati dagli altri, quando non siamo liberi, quando la nostra mente è troppo piena di altre esperienze, di altre persone. E quindi stiamo molto lavorando con le famiglie, con i gruppi, per la liberazione. La liberazione è liberarci da queste presenze che tutte sono impedenti, ingombranti. Quindi forse stiamo passando al concetto di malattia mentale, al concetto di sofferenza mentale, che è legata spesso a delle esperienze, oppure anche a fatti personali, familiari, anche genetici, non lo escludo. E quindi siamo dentro una fase di riflessione in cambiamento, nel senso che nessuno a verità assolute, però abbiamo anche tante esperienze a livello anche internazionale che ci confortano, che possiamo lavorare meglio, che può migliorare la qualità della vita delle persone sofferenti, ma io dico può migliorare la qualità della vita anche di noi. Oggi siamo stati bene anche noi qui, penso, almeno io. Mi è piaciuto stare qui con i miei colleghi, che io mi piace chiamarli anche amici. Io posso aggiungere, nelle sue parole c'è una assoluta verità, perché se noi fossimo soggetti singoli nel mondo, nessuno si accorgerebbe di come noi cambiamo ogni giorno che passa. Il disagio, la sofferenza, la diversità mentale così definita, la malattia mentale così definita, non è che è un'attribuzione di diversità al nostro essere diversi durante il tempo che percorriamo. È l'incontro con l'altro che ci fa accorgere di questo. Se l'altro che incontra te in questo momento di diversità, che poi è una diversità sempre attribuita da un altro, però se questo incontro ti aiuta a percepire questa sofferenza, questa diversità,
nel momento in cui ti percepisci come diverso, non diverso in termini certo, antropologici, certo, certo. Nel momento in cui ti, allora sei tu stesso a trovare o la soluzione o a farti aiutare per recuperare quell'omeostasi della vita, dell'esistenza, che si chiama salute. Quello che oggi in effetti stiamo facendo così è un incontro tra tante esistenze, a prescindere dai titoli, roboanti o meno, che ognuno di noi ha. Io sono Pippo, tu se non ricordo male ti chiami? Vladimir. Vladimir, io pubblicamente sono Giuseppe, però tra gli amici sono Pippo. E allora Pippo si incontra con Vladimiro, mi piace l'italiano perché Vladimir è una cosa russa. Ma qual è la differenza fra me e te? Niente. Perché tutti e due abbiamo un cervello, tutti e due la pensiamo, siamo uomini in poche parole. Forse la diversità è perché io oggi posso uscire da qua, ma però ci sono entrato. E quindi cos'è la differenza? Che tu per oggi non puoi uscire, ma uscirai. Allora ecco che quel concetto di relativismo, che deve essere un po' il senso dell'umiltà che deve interessare l'uomo, che è un relativismo anche se chiaramente non dà certezze, però ci aiuta a vivere in umiltà la nostra dimensione. Siccome in un passaggio, qua vedo un amico che ho visto crescere, giusto? L'ho visto in tante occasioni, quando aveva un paio d'occhiali con teggi cristallo, ti ricordi, no? E esuberante, il massimo che ci possa essere. Oggi la prima cosa che è accaduta è che lui è venuto incontro a me affettuosamente, come affettuosamente l'ho salutato. Non c'è stato una diversità di entità o diversità di posizione all'uomo. È uno che appartiene alla mia vita, anche se lui non lo sa, appartiene alla mia vita, come io appartengo alla sua vita, magari per motivi non certamente felici, però appartengo io alla sua vita e lo appartengo a me. Ecco, così è successo l'altro giorno a Lentina quando incontravo un altro che si è avvicinato a me, il piacere mio di incontrare. Allora, siamo uomini fondamentalmente e l'incontro da questo uomo deve avere, diciamo, l'accoglienza da parte di chi probabilmente è colui che tiene le fila di tutti noi, la possibilità che emendi da noi queste imperfezioni che sono proprie della natura, che ci fanno cagionare un raffreddore, o ci fanno cagionare l'ansia o quant'altro. E poi, chiaramente, l'uomo esiste perché esiste un altro uomo. E l'uomo è uguale a un altro uomo. Concetto non democratico, ma concetto che è fondante sulla nostra propria esistenza. Noi nasciamo da un uomo, che è la nostra madre, noi siamo a sua volta generatori di altre vite. E la vita è un continuo dinamismo. Facciamo in modo che questa vita non si fermi. Mai. E questa è la storia del conte Marco, che era vecchio, brutto e faccia indignata, ma siccome che era padrone di 36 castelli si voleva insolare una bella giovincella che era ben fatta, faccirosa e delicata. Sarà sto mio marito, che lo conte Marco ti voglio dare, che è padrone di 36 castelli. Ma la nostra giovincella, il conte Marco non lo voleva, perché lì c'era nel cuore il conticello paro suo, che non era ricco, però era un bello giovane, alto, biondo, capelli lisci e occhi azzurri. Mamma non lo voglio conte Marco, occhio lo conticello paro mio, ma la mamma lo conto lo vincio. E fu conte Marco la dice sposare. Ma che cosa si va inventa la prima notte di nozze la nostra giovincella? Si bassonna sogna che ha fatto il voto alla Madonna e che per questo tre notti vergine la deve rimanere. Il nostro conte Marco, come vi avevo detto prima, era vecchio e rimbambito e allo fatto un ciclitio. E come che ci dese un vaso, si girò dalla già via e dormisci.
sono già vincendo la spinta da un stravolgente amore se non a bussare alle porte dell'amato suo, ma siccome il nostro amato è rimasto scornato dello fatto che lei sia stata sposata con lo conte Marco, allora che cosa fa? Della caccia. Apro col ticello, apri ste porte, casuzzi della e monti che da notte, a bande, cadia così maritato, cadia con conte Marco, si sposata. Ma siccome che voi vi volete pensare che una si stravolgente il senso dell'amore si può rompere nei primi contrasti, no? Perché la nostra giovincella era sicura dei fatti suoi, perché lei era pura vergine e casta come la mamma l'aveva fatta. Se non mi trovi tu puzzita e l'ardita, con questa spada tronchimi la vita. Se non mi trovi tu puzzita e l'onesta, con questa spada tronchimi la testa. E passiamo al castello, perché lascio a voi immaginare i nostri piccioni amanti che stanno facendo, e il conte Marco si è discitato e la prima porta dove ha fuciuto è quella di mamma. Grazie mamma, piccia la candela, la l'assenza l'orietta giù per tutto, figlio un pezzi essere maledetto, un piedi la moglie dentro l'orietto, e cinta mamma non me maledire. Cascilaggio per salaggio sciarciuvare, alle porte del conticello da bussare. E passiamo ai nostri due giovani amanti. Mentre i nostri due giovani amanti stanno tenerevente imbrazzati, sul più bello ribacimento allo conte Marco. Apri il conticello, apri ste porte, è scappata una mula stanotte, non è una mula, è una mula di razza, è una bagnone camo e scabrazza. A questo punto il nostro conte Marco si rende conto che l'amore della giovincella ormai è perduto, c'è tenta meno uffazza che si ripiglia indietro di 36 castelli, ma brutta brutta dame di anelli, ma mi gustala 36 castelli e ti è brutto, da mezzo vaso che mi rubasti la violenza al cuore te ne venisti. E questa storia si dimostrare a tutti quanti che quando l'amore è bello e travolgente come quello dei nostri due giovani amanti, neanche 36 castelli se lo possono accattare, anzi chi ci dentro come il nostro conte Marco alla fine rimane attuto, cornuto e cacciato dai casi.